Mentre andrei subito ad affrontare l'ultimo argomento, cioè l'App Io, questa applicazione che forse molti di noi hanno già scaricata sul nostro telefonino e che già forse molti di noi stanno di fatto utilizzando. Come già detto, è il canale unico di comunicazione con la pubblica amministrazione, con qualunque pubblica amministrazione. È quell'applicazione in cui una pubblica amministrazione che intende, tra virgolette, parlarci, ci trasmette la comunicazione dei suoi servizi, eventuali messaggi, eventuali notifiche di pagamento ed eventuali documenti. Li possiamo ritrovare tutti consultando questa applicazione. Effettivamente lo strumento è molto, oltre che molto sicuro, è anche molto comodo. Ce l'abbiamo sempre con noi. In ogni momento possiamo sempre rivedere il rapporto con una delle pubbliche amministrazioni che attraverso questa applicazione ci sta parlando, diciamo così. Allora, per utilizzare l'app bisogna, come al solito, autenticarsi. La prima registrazione la facciamo o con lo SPID o utilizzando la nostra carta d'identità elettronica. Tutti i successivi accessi all'applicazione in realtà saranno molto più semplici, più veloci, perché ci verrà chiesto di inserire soltanto un PIN e questo PIN lo sceglieremo una volta finita la prima registrazione, quindi un codice semplicissimo che dovremo digitare ogni volta che rientreremo nell'applicazione. In alternativa al PIN possiamo anche utilizzare il riconoscimento biometrico, cioè far sì che l'applicazione riconosca la nostra impronta digitale o il nostro volto, a vostra scelta, utilizzare la modalità di autenticazione che preferite. Quello che, ecco, è importante ricordare è che i nostri dati personali sono al sicuro con l'App Io, perché i dati che poi utilizziamo per autenticarci sono conservati nel nostro telefonino o nel nostro tablet e vengono conservati attraverso l'uso della crittografia, quindi sono certamente al sicuro. Ecco. Detto questo, vediamo la prima sezione dell'applicazione, quella chiamata Messaggi. Ecco, in questa sezione le pubbliche amministrazioni ci parlano, quindi possiamo vedere i messaggi, gli avvisi e le comunicazioni che ci arrivano da esse. Per ciascuna di questi avvisi o messaggi possiamo impostare in maniera estremamente comoda un promemoria direttamente nel calendario del nostro smartphone, oppure, se si tratta di un avviso di pagamento, possiamo addirittura procedere a pagare quanto dovuto utilizzando direttamente l'applicazione. Quindi basta cliccare sul pulsante paga e quindi entriamo subito nella modalità di pagamento che l'applicazione ci offre. Come vi dicevo, è importante utilizzare l'App Io perché se una pubblica amministrazione ci deve parlare, ci deve dire qualcosa, e conosce il nostro codice fiscale che ci identifica in maniera univoca, attraverso l'applicazione ci raggiunge e ci invia il messaggio all'interno di questa sezione. La seconda sezione, portafoglio, anche questa è una sezione importante. In questa sezione possiamo memorizzare tutte le modalità di pagamento che preferiamo e utilizzare di volta in volta. Quella che preferiamo a seconda del tipo di pagamento che facciamo, a seconda del nostro gradimento. Quindi possiamo appunto registrare più carte di pagamento, carte di credito, debito e altre modalità di pagamento. Poi al momento opportuno scegliamo una di queste. Altra cosa, funzionalità che mi piace sottolineare in questa sezione, è questo pulsante paga un avviso. Con questo pulsante possiamo pagare con l'App Io qualunque avviso cartaceo abbiamo ricevuto, qualunque bollettino proprio cartaceo,
qualunque avviso pago PA, basta procedere inquadrando il QR code o riportando il codice dell'avviso e automaticamente l'applicazione ci permetterà di pagare quanto dovuto. Non credo che occorre sottolineare i passaggi per utilizzare l'app, ma brevemente vediamoli. Tutti sapete che la potete scaricare dagli store online, più famosi sono l'App Store e Google Play. Non si paga per avere l'applicazione, è totalmente gratuita. Fatta lo scaricamento e avviata l'applicazione, ovviamente ci dobbiamo far riconoscere utilizzando SPID o CIE. Fatto questo, dobbiamo accettare, diciamo, la privacy policy del sito, quindi dobbiamo accettare la trasmissione dei nostri dati personali. Dopodiché accediamo direttamente, come vedete, nella sezione messaggi e vediamo quello che le pubbliche amministrazioni, diciamo, hanno da dirci. Allora, anche qui vedete ci sono varie amministrazioni, Comune di Visso e varie comunicazioni. Per andare nel dettaglio di ogni messaggio basta cliccarci sopra, quindi in questa maniera lo possiamo leggere, possiamo vedere chi ci sta rivolgendo la comunicazione, quale ente, di che cosa si tratta e quali sono tutti i canali di contatto che possiamo utilizzare per saperne di più, quindi come raggiungere il Comune di Visso, quando ci è inviato per esempio questo messaggio e chi contattare per saperne di più. Se si tratta di un avviso di pagamento, quindi l'ente ci sta avvisando che dobbiamo versare una certa somma, basta che visualizziamo l'avviso e anche qui in maniera molto intuitiva, semplice, immediata possiamo procedere a fare subito il pagamento. Basta cliccare il tasto paga questo avviso. Ovviamente non ritorno sulle schermate che avete già visto, perché ormai le schermate, diciamo, per effettuare il pagamento sono già quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi non vi annoio ulteriormente. Ma sì, ricordo soltanto che se utilizziamo la carta di credito per pagare, il portale ci chiederà di inserire il PIN che ci ha fornito la società che ci ha rilasciato la carta di credito e poi ci rimanda alla schermata di autenticazione della società, appunto, che ci ha erogato la carta di credito per verificare il pagamento. Questi sono, diciamo così, le schermate che potrete vedere, l'inserimento del PIN, la schermata di autenticazione della società che ci ha dato la carta di credito, basta fare avanti e finalizzare quindi il pagamento. Come vi dicevo, un'altra modalità per pagare un avviso, se l'avviso non è fornito da dentro l'applicazione ma ce l'abbiamo su carta, basta cliccare il tasto paga un avviso, scansionare il QR code, il codice dell'avviso e di conseguenza potremo finalizzare il tutto. Io mi fermo qui perché credo di essere stato anche troppo lungo e di avervi anche annoiato, mi dispiace, però le modalità che vi ho illustrato credo che siano molto semplici e immediate, per cui non occorrono tante altre parole. Vi ringrazio per l'attenzione.